La giornata sta per finire, ma qui il bello deve ancora iniziare. Tra poco i piloti scenderanno in pista per conquistare il miglior tempo e la miglior posizione in griglia per la gara di domani. È il momento di goderci le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo. I test sono finiti e con loro anche le prove. Ora si fa. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Il giro perfetto di ieri di Fernando Alonso gli è valso la pole position. Accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Nel resto della griglia, invece, Oscar Piastri, Norris, Sainz. Oggi ho il piacere di essere in compagnia dell'unico e inimitabile Davide Valsecchi. Ciao Davide! Per quanto io adori i test, oltre ai preparativi e alle speculazioni, ora vorrei davvero godermi un po' di azione. Sembra che oggi potremo finalmente assistere a uno spettacolo in pista. Prima gara della stagione e sei in pole position. Portiamo a casa la vittoria.
guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Monta gomme morbide e nuove. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Rimangono ancora 4 giri. Abbiamo ottenuto ciò che ci serviva. Su col morale e concentrati sul resto della gara. Verstappen, monta gomme morbide e nuove. La strategia di gara è completa. Adesso. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Mancano 2 giri. Il prossimo sarà lui.
traguardo con la vettura di Fernando Alonso che si piazza al primo posto. È sempre bello iniziare la stagione con una vittoria. Si parte subito con una marcia in più e si acquista fiducia nelle proprie capacità. È importante partire con il piede giusto ed è esattamente così che è andata oggi. Oggi la prestazione dell'Aston Martin è stata degna di una scuderia storica. Si stanno avvicinando al podio proprio in questo momento e immagino che il boato del pubblico sia musica per le loro orecchie. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura in tempo per il prossimo weekend di gara.
Un caloroso benvenuto a tutti dall'Albert Park di Melbourne, dove stiamo per assistere alle qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bel... Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Fernando Alonso parte dalla pole position, accanto a Lando Norris che scatterà dalla P2. Per quanto riguarda il resto della griglia, Oscar Piastri, Hamilton, Perez, Leclerc, Russell, Sainz, Stroll, Ocon, Verstappen. Oggi, qui di fianco a me, c'è una persona che non ha bisogno di presentazione. Davide Valsecchi! So che le scuderie dicono che non esiste alcun numero 1 e numero 2, ma dietro le quinte c'è sempre chi si comporta da capobranco e chi da cucciolo inesperto. Nel suo caso, questo pilota è decisamente il capobranco della scuderia. Beh, sicuramente stamattina... Thank you.
porta gomme morbide nuove. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Rimangono ancora 4 giri. Miglior tempo della gara. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Ok, Fernando, la pista di fronte a noi è libera. Sfruttiamo l'occasione e facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Avanti! Hai centrato l'obiettivo, adesso siamo in ottima posizione per il resto della gara. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,1 secondi.
fantastica per Fernando Alonso, che si è portato a casa una meritatissima vittoria. Con questa sono due vittorie consecutive, Carlo. Ha dimostrato che non si era trattato di un semplice colpo di fortuna. Ok, si stanno dirigendo ora al podio. L'Aston Martin ha fatto passi da gigante e conquistare il gradino più alto del podio proprio oggi deve avere un sapore speciale per loro. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Tornate a seguirci prossimamente per altri momenti di incredibile Formula 1.